facciamo un pipistrello simile a questo. Prendiamo un rotolino di carta igienica, lo coloriamo di nero e avremo il nostro pipistrello. Schiacciamo da una parte, bene, perfetto. Appoggiamo le dita tutte insieme da una parte e dall'altra e formiamo le orecchie nel pipistrello. E qua abbiamo fatto. Prepariamo il becco. Allora, prendiamo un pezzetto di carta bianca, tagliamo un quadratino leggermente, tagliamo leggermente così e ci formiamo i due dentini in questo modo. Poi facciamo gli occhi azzurri, li facciamo. Se avete il punch potete ritagliare sempre gli occhietti col punch, altrimenti con un pezzetto di carta azzurra e una monetina da un centesimo ritagliate gli occhietti. Vabbè. Incolliamo. Gli occhietti, userò questi che sono più rotondi, così, e così. E i denti. Con un pennarello nero facciamo le pupille, se guardano un po' in dentro, facciamo anche dentro o in centro oppure in dentro, come volete. Rotonde, rotonde. Ora prepariamo le ali. Prendiamo sempre una carta, le carte da qualche rivista, io ho trovato queste e lo farei così, vediamo un po'. Così lo vedo bene. Facciamo gli scacchini. Adesso lo ritagliamo.
mettiamo la solita colla dietro. Appoggiamo. Centriamolo un po'. Il pipistrello è pronto.